Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento con Basketando. Siamo in una location meravigliosa, ristorante Due Santi a Orta San Giulio, insomma, un posto unico al mondo. Ogni volta che vengo ci lascio il cuore insieme a noi, perché è una puntata speciale dedicata al settore giovanile della Paffoni. Marco Loretti, che ne è uno dei responsabili. Ciao Marco. Ciao, buonasera a tutti. Il presidente Don Angelo Nigro. In un locale chiamato i Due Santi non potevano mancare. Ecco, bisogna vedere chi è il santo però qui. Io ne ho tanti intorno a me, io guardo, mi guardo intorno. Il grande Vince in mezzo, ciao Vince. Ciao a tutti. Arrivato da poco, ma insomma si è subito inserito alla grande nell'universo Paffoni, Michele Burlotto. Ciao Michele. Ciao, buonasera a tutti. È un onore, un piacere avere Francesca Paffoni. Ciao Francesca. Ciao, buonasera a tutti. Grande tecnico Gabriele Zaccardini, ciao Gabriele. Ciao, buonasera a tutti. Andiamo subito da Michele, che è quello che è più loquace in queste situazioni. Michele, parliamo di settore giovanile, un settore giovanile che nel corso di questi anni ha fatto sempre tanti passi in avanti, passi lunghi e ben distesi, però sempre passi in avanti. Ma io prima di tutto ringrazio chi ci dà la possibilità di portare avanti questo progetto, che sicuramente è un progetto che porta via veramente tante energie, però d'altra parte lo si sta portando avanti con un entusiasmo incredibile. Io sono veramente onorato di essere qua oggi a parlarne con il nostro presidente, con Francesca Paffoni, che in parte ha creduto anche lei in questo progetto. E i passi veramente sono volutamente piccoli e, se vuoi, anche lenti, perché vogliamo cercare di strutturarci senza avere delle frette particolari, ma vogliamo assolutamente come missione dare la possibilità ai ragazzi della nostra zona di entrare in casa Fulgor e trovare competenza e trovare accoglienza e poter esprimere tutta la passione che hanno nello sport del basket. E questa è la nostra missione, e vogliamo strutturarci per non disattendere tutti quelli che credono in noi e tutti quelli che amano la pallacanestro, semplicemente. Donna, cosa ne pensi di questo progetto e cosa ti spinge anche quotidianamente a investirci tempo? Ma diciamo che sicuramente è un pezzo del nostro percorso fondamentale, straordinario e bello. Io lo percepisco esternamente quasi, e quindi ne vedo il risultato e l'effetto. Quando arrivo al palazzetto a vedere le partite, vedo questo entusiasmo di bambini, di ragazzi, di famiglie, ma percepisco anche in quei pochi istanti che partecipo tutto il lavoro serio che viene fatto, la qualità. E in un secolo come il nostro, in cui la comunicazione è importante, c'è anche tanta comunicazione fatta male oppure falsa, per me quella è una comunicazione d'immagine molto efficace invece, cioè dà subito l'idea di capire in che casa stai entrando. A volte quando si entra anche in qualche famiglia tu vedi alcune cose, capisci com'è la famiglia dai bambini che circolano per la casa, da dove sono i giocattoli, dove sono le cose. Quando secondo me si entra in questo mondo della nostra società sportiva, si intravede a partire dal settore giovanile che c'è un percorso che lavora insieme, che ha una idea, che ha uno scopo e soprattutto che ha una qualità che penso sia bella da percepire per tutti. Ma prima di andare da Francesca e poi da Gabriele, è un bel manifesto, quello che ha delineato, tratteggiato il presidente. Beh, è difficile parlare dopo le cose che ha detto Don Angelo, però sicuramente l'immagine che si vuol dare vuole incuriosire la gente e spingerla a conoscerci un pochino meglio, e una volta che poi si aprono le porte di questa casa, siamo pronti tutti, dalla parte tecnica, quella organizzativa, quella dirigenziale, a far vedere tutta la nostra competenza e tutte le armi che possiamo mettere a disposizione per far trovare ai ragazzi un mondo accogliente e un mondo che permetta loro di crescere e di coltivare i propri sogni. Ecco, Francesca, un progetto, quello della Paffoni, da tantissimi anni lega il proprio nome a quello della Fulgor.
un progetto che si è anche ampliato, no, negli ultimi anni, perché oltre alla prima squadra credi molto anche nel settore giovanile. Cosa significa per te il settore giovanile? Beh, i giovani sono il nostro futuro e i giovani diciamo rappresentano un investimento che non può far altro che portare cose positive a loro perché permette di crescere, ma cose positive a noi, alla squadra stessa. Paradossalmente i giovani sono un investimento anche sulla prima squadra, perché i giovani hanno sempre qualcosa da insegnarci sul loro dinamismo, le loro abilità, il loro saper portare comunque cose nuove, cose positive anche da culture diverse, quindi ci aprono la porta, ci aprono la mente, diciamo, un qualche cosa di nuovo, quindi l'accoglienza non solo venite a noi, ma dateci voi qualcosa di nuovo come contributo. In una bella casa, no? Esatto. Gabriele, annuivi sia le parole di Francesca, sia le parole di Michele, sia le parole di Don Angelo. Tutto giusto e condivisibile. Adesso hai un nuovo ragazzo che abbiamo qui, Vincent, che è arrivato da 2 mesi. Un altro tassello, un altro passo di quelli che diceva Michele. Sì, assolutamente, l'arrivo di Vince è la testimonianza della reale credibilità di questo progetto. Il fatto di riuscire a portare nella nostra casa e ad accoglierlo, e apro una parentesi, io sono l'ultimo arrivato, abbiamo parlato di accoglienza e come sono stato accolto dalla società è stata la prima cosa che mi ha colpito ed è proprio questo il messaggio che anche vogliamo mandare all'esterno, cioè il fatto di essere una società che accoglie, e l'arrivo di Vince ne è a maggior ragione la testimonianza. Il fatto di poter avere a disposizione tutti i giorni, non solo per noi come staff tecnico, ma anche per i ragazzi stessi, la possibilità di confrontarsi con una cultura diversa, dei modi di fare diversi, culture diverse, credo sia una bella cosa, un bel messaggio che possiamo dare anche ai nostri ragazzi. Ecco Michele, la parola che è stata molto utilizzata nel corso di queste prime risposte è accoglienza, no? Apertura, che è un po' la nuova mission, essere, cioè, si diceva delle concessionarie, porte aperte concessionarie, porte aperte perché la casa della Paffoni è davvero aperta a tutti. La casa della Paffoni è aperta a tutti e parlo anche di prima squadra, perché la Fulgo viene vista in generale a 360 gradi. Il settore giovanile e tutto quello che c'è dietro alla prima squadra sono tutti i vagoni che compongono questo treno, e la prima squadra è la locomotiva. Io sono veramente contento che la prima squadra abbia vinto, e come siamo contenti tutti. Ci sono stati step nel corso di questi anni, no? Sì. Quest'anno ne sono stati fatti di nuovi con l'arrivo di Vince, con l'approdo nella nuova casa di Gravellona, che insomma sia per la prima squadra ma anche per il settore giovanile è diventato un punto di riferimento. Quanto è importante il fatto che ci sia questo nuovo palazzetto al centro della provincia e sia davvero ogni persona che ci arriva, ogni ragazzo che ci arriva, sono arrivati anche dei ragazzi a provare da società vicine, anche lontane, sono rimasti folgorati da questa struttura. Questa struttura è il nostro sogno, adesso che si è realizzata devo dire che proprio a livello tecnico è un ambiente confortevole, un ambiente tecnico funzionale alla nostra attività, oltre che il sogno è diventato realtà, ma è una realtà tecnicamente efficace, efficiente, che con un terreno fantastico per giocare, con delle strutture, degli spogliatoi, degli spazi da utilizzare incredibili, con tutto quello che serve per lavorare bene e per accogliere, per l'ennesima volta uso questo termine. Dicevo della prima squadra, il settore giovanile lo stiamo portando avanti con tutte le nostre forze, ma quello che vogliamo portare avanti è il progetto Fulgore in generale, è tutto un assieme, perché anche un ragazzo che arriva
a lavorare e a esprimersi, ha anche la possibilità di intravedere un futuro nella nostra prima squadra. Abbiamo realizzato con grande impegno anche una seconda squadra per poter sperimentare, per poter fare i primi passi tecnici all'interno di una pallacanestro agonistica. E in tutti i modi cerchiamo di dare attenzione a tutti. Questo non vuol dire avere soltanto occhi per ragazzi eccellenti, vuol dire fare in modo, e l'ho detto anche prima, di dare la possibilità agli appassionati di entrare in un mondo che gli può dare delle opportunità per sviluppare la passione verso la pallacanestro. Poi parleremo anche dei progetti futuri, dei sogni futuri. Volevo chiedere sia a Gabriele che a Marco questo. Cosa ha portato nei compagni l'arrivo di Vince? Bisognerebbe chiederlo a Vince. Però sai, solo che... io francese, un petit peu. Secondo me... No, l'italiano Vince ancora è un po' come Zancozzi, lo stiamo imparando. Ha portato sicuramente molto entusiasmo. Non solo un upgrade tecnico, ha portato entusiasmo perché è forse anche un tipo di giocatore che in quel contesto mancava, e quindi lo stimolo anche ad allenarti in maniera più competitiva, in maniera più agonistica, è stato veramente un grosso upgrade. Ecco, poi faccio rispondere anche Marco, però un aspetto mi interessava che è questo, no? La crescita tecnica che c'è stata. Io ogni tanto parlo con qualche ragazzo, con qualche allenatore, e mi racconta in tutte le categorie che magari nella partita di andata di un campionato si andava a Collegno, a Torino e si perdeva di 20-30. Nella partita di ritorno invece o si vince la partita o si perde di pochissimo. Testimonianza della crescita anche tecnica che c'è stata nell'arco di questi mesi. Assolutamente. È innegabile che, come dicevo prima, alzando il livello di competitività durante la settimana, tu hai sicuramente una performance poi sulla partita nettamente diversa. Sei allenato molto più anche mentalmente ad affrontare problematiche che magari prima non ti si presentavano. Lui ci ha dato una grossa mano anche sotto questo punto di vista. Hai imparato qual è la capitale del Camerun? No? Non ancora. Ah, ti ho bocciato, non sa la capitale del Camerun. Vediamo se il mio amico Marco Loretti la capitale del Camerun la sa. E Yaoundé. Yaoundé, bravo. Cosa ha portato Vince? Ah, allora, visto che Zach ha risposto da un punto di vista più ambientale, io posso dire che secondo me i ragazzi che giocano con Vince hanno trovato delle novità proprio tecniche e nel loro modo di dover giocare che non conoscevano, perché non avevano mai giocato con un giocatore con un corpo del genere. Quindi questo sicuramente dà loro delle opportunità in più e gli cambia proprio le carte in tavola, no? Un po' scombussolandoli, se vogliamo, ma è poi la chiave per migliorare e per crescere. E rispondo anche alla tua seconda domanda, cioè in assoluto nel settore giovanile non si valuta il lavoro fatto in base ai risultati, però analizzare la differenza, ok, tra due momenti della stagione come può essere una partita andata e una partita di ritorno ci dà sicuramente delle indicazioni. Avendo scelto come società quest'anno di fare campionati abbastanza difficili, abbastanza competitivi, questo miglioramento da due mesi a questa parte, da tre mesi a questa parte, a seconda di come cadono le partite, secondo me sono segnali molto interessanti. Qual è il sogno, il progetto, come ti immagini la Paffoni del domani, Don Angelo? A parte che sono offeso che non mi fai domande tecniche, piacevolo dire. Un po' di competenza potresti chiederla anche a me, però fa niente, va bene così, magari nella prossima puntata in Baschettando. Beh, prima di tutto devo dire... Che ruolo hai, Non so, non entriamo nel dettaglio a rispondere alla domanda per restare sul pezzo, però... Devo dire che avere vicino lui mi fa pensare a una cosa molto interessante, cioè io viaggio molto in questo continente africano che da noi è visto in maniera sbagliata sotto tanti punti di vista, cioè è un paese dove l'età media è di 24 anni, 25, dove c'è un potenziale di vitalità, dove io penso che sia il futuro del mondo, no? Lì c'è la maggior parte degli esseri umani con delle capacità, dei talenti, delle qualità che a volte hanno solo bisogno di essere inseriti in un contesto giusto, non solo a livello sportivo, dove il fisico chiaramente incide, ma anche a livello globale, ma questo magari è frutto di un'altra puntata. Il sogno che ho io sogno
sogno tante cose, dormo poco ma sogno molto, e il sogno che ho è di vedere questa nostra società che cresca sotto tutti i punti di vista. Il settore giovanile e la prima squadra li vedo come due polmoni che non possono non vivere insieme, cioè uno dà ossigeno all'altro e lo prende, lo ridà, e non si può privilegiare uno o trascurare l'altro. È chiaro che è un impegno economico, è un impegno lavorativo, ma abbiamo le persone giuste al posto giusto, abbiamo l'entusiasmo, abbiamo tutto, però il sogno è di vedere che tutto questo cresca. Allora, quanti secondi ho? Ancora 12? Io una volta sono stato, come tu ben sai Daniele, non mi piace molto viaggiare, non mi intendo molto di calcio, sono stato nel centro sportivo del Real Madrid perché dovevo incontrare Cristiano Ronaldo per un progetto di un campo da calcio a Gerusalemme per la pace. E quando tu entri in questo centro di Valdebuena c'è un lungo corridoio e poi il corridoio si divide a due, ma tutti passano da lì, dai pulcini fino alla prima squadra, e chiunque passa in quel corridoio vede le foto di Butragueño, cioè di grandi campioni del Real Madrid, di Stefano eccetera, quindi tu ti senti inserito in una storia che ti precede, in una storia che ti accoglie, in una storia che dice diventerai tu la storia del futuro. Quindi il sogno sarebbe che ciascuno che entra come piccolo giocatore di basket in questa società sia inserito in tutto questo mondo, abbia il desiderio di crescere e fare di questa squadra il sogno che tutti abbiamo, magari di arrivare anche a giocarci un campionato come meriterebbe tutto questo lavoro che viene fatto. Michele? Mi fai una domanda impegnativa, però il mio sogno è quello che la Fulgor abbia una continuità, che sempre più persone capiscono il sincero messaggio che vogliamo dare, e non vogliamo sentirsi unici, vogliamo semplicemente dare un messaggio, e il grande desiderio è che tante persone capiscano il messaggio che vogliamo dare. Cioè, quello che io auspico è che si capisca cosa vuol dare la Fulgor e che possibilità può dare questa società a tutti quelli che amano il nostro sport. Francesca? Dai, è un compito difficile, dopo le parole di Michele, ma soprattutto di Don Angelo, è difficile aggiungere qualcosa. Sicuramente condivido in pieno il messaggio che Don Angelo ha passato, diciamo proprio gruppo, che non è solo un qualche cosa a livello sportivo, ma è anche soprattutto e prima di tutto a livello umano, che poi di conseguenza porta, diciamo, anche all'aggregazione a livello sportivo. Sicuramente quando una squadra parte da un successo che è umano, non può non avere successo a livello sportivo, perché si crea un qualche cosa di positivo e di scambio tra i giovani e quelli magari un po' meno giovani e viceversa, che non può portare altro che cose buone nella vita e nello sport. Quindi sicuramente vedo una squadra, vedo un gruppo in crescita e sono fiduciosa che le cose andranno sempre, sempre meglio. Ecco Michele, poi ci sono, la presenza di Francesca credo che sia un doveroso ringraziamento da parte della società nei suoi confronti e nei confronti della sua famiglia, della sua azienda, per quello che è stato fatto e per quello che ha continuato a fare, no? Ci sono delle frasi che non devono essere banali, però sono vere, che arrivano, immagino, dal cuore nostro. Guarda, io non faccio fatica anche a ringraziare, io dico semplicemente che, e lo dico con sincerità, già essere qua a fare questa intervista per me non è indifferente, sono emozionato di essere qua. Devo dire la verità che arrivando in macchina Michele sempre mi fa da appoggio e sostegno. Sai che è la prima volta che penso in 40 anni che riesco a far commuovere Michele? È la prima volta in 40 anni, hai fatto un miracolo. Stavo per dire appunto questo, cioè Michele quando mi parla del signor Ugo e della storia di questa squadra sempre ha dentro di sé una componente che per me è una grande responsabilità di una continuità di lavoro, di percorso, ma sento anche tutto la passione, l'amicizia umana e tutto quello che ne è stato in quegli anni. Io ho solo percepito una sera, che era la mia presentazione fra l'altro, in cui ero disorientato su tutto e molto altro,
ma ne avevo percepito anche il carisma, la profondità, ma capito anche la responsabilità. E venendo qui mi diceva: qui sono stati firmati i contratti di molti giocatori, qui abbiamo fatto discussioni fino a tarda notte, qui abbiamo fatto delle cene, qui abbiamo fatto dei momenti che sono solo dei momenti che hanno la storia di questa società. E essere qui oggi, secondo me, significa riconoscere e ringraziare per quella storia, ma sapere anche con certezza che la stiamo continuando, chiaramente con tutto quello che c'è di anche di diverso in questo tempo storico. E quindi far emozionare Michele è un segno ottimo per la nostra società, perché dove si mette il cuore accanto alla mente è un momento sicuramente efficace. Con queste parole di Don Angelo io chiuderei, perché sei stato perfetto. Quindi io grazie Don. Grazie a voi. Grazie a Marco. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a Vince. Grazie. Grazie a Michele. Grazie a tutti. Grazie a Francesca. Grazie a voi. Grazie a Zach. Grazie a tutti. Ecco, l'unica cosa che non ho ancora imparato in 20 anni di televisione è che lui quel microfono se lo vuole mangiare, ma non va mangiato, Michele. Io vivo distinto. Io. Ecco, vivo distinto. Adesso vi lasciamo. Un saluto in francese, però glielo posso dire. Un saluto in francese. In tre lingue lo facciamo il saluto. Francese, inglese, italiano. Ok, ciao. Bonjour e good morning. Good morning, perfetto. Grazie a Vince, grazie siamo a tutti. Siamo proiettati nel futuro. Siamo proiettati nel futuro, adesso i contributi delle ultime partite. Basketano torna martedì prossimo. La Paffoni cala il tris, terza vittoria consecutiva per la squadra di coach Riccardo Eli Antonio, acclamatissimo dal Pala Cipira a fine partita, 79-75 contro la Beccheri Piacenza, quota 30 raggiunta. Ora l'obiettivo non può che essere provare a scalare ancora la classifica e a raggiungere i playoff. Un match strano quello con i piacentini, partiti fortissimo, 8-0 dopo 3 minuti con un clamoroso 0-10 al tiro invece per la Paffoni. Quando però ha cominciato a prendere la mira offensivamente, la Paffoni ha messo il turbo sotto di 3 al 10, 17-20, poi il parziale di 10-0 per il sorpasso 27-20 con un Balanzoni davvero straordinario, la sua miglior partita stagionale, doppia partita da capitano vero per il numero 14. Piacenza ha reagito però tornando sotto di 1 sul 27-26 a metà partita con 5 punti consecutivi di Fazioli, 37-31 per i rossoverdi. Rossoverdi che nel corso del terzo quarto hanno decisamente allungato con le due triple di Azzici, il contropiede di Torgano 47-35, massimo vantaggio immediato. Però la reazione ospite, 8-0 di parziale con le triple di Maglietti e Bertocco, è partita completamente riaperta. Nuovo lungo rossoverde con Fazioli e Azzic, 5-8-5-2 al trentesimo. Ultimo quarto con le due squadre che hanno giocato al gatto con il topo. La Paffoni ha mantenuto un vantaggio oscillante tra i 5, 6, 7 punti e dato anche l'impressione a un certo punto a 2 minuti dalla fine di poter ribaltare la differenza a canestri. Finale però thrilling, come tante volte accaduto in stagione, una serie di ingenuità clamorose, due palle perse sulla rimessa e gli ospiti che arrivano a un solo possesso di svantaggio. Solaroli però sull'ultima azione non trema, 2-2 dalla lunetta, i titoli di coda, vince la Paffoni. Hold up. Balanzoni, voto 8. 14 punti, 16 rimbalzi, 30 di valutazione. Inutile aggiungere altro. Baldassarre, voto 6,5. Preciso al tiro, si fa rispettare sotto i tabelloni. Regala al Palacipir una stoppata da incorniciare. Fazioli, voto 6,5. Esce dalla panchina e porta il proprio contributo. Come con Desio, chiude il primo tempo con un canestro. Azzic, voto 6,5. L'avvio da incubo con 3 falli nei primi 4 minuti che fanno andare gli Antonio su tutte le furie. Il secondo tempo è invece da sogno, segna da 3 ed è solido in difesa. Kosic, voto 6,5. Gioca più per i compagni che per se stesso. Picarelli, voto 7. Giocatore fondamentale nello scacchiere di Eli Antonio, che non lo toglie praticamente mai. Andrea risponde sul campo con una partita solida. Solaroli, voto 7,5. Nonostante non sia al 100%, gioca una gara intensa. Non trema nel finale e con il 2-2 ai liberi regala la vittoria alla Paffoni. Torgano, voto 6. Non ripete lo show offensivo di Avellino, ma porta un utile contributo alla causa. Coach, terza vittoria in una settimana, qua al Pala Cipira, i finali in volata, vietati ai deboli di cuore.
Sì, lo sapevo che sarebbe stata una partita durissima, perché loro venivano da un periodo di grande forma ed erano due punti pesantissimi come in ogni partita adesso nel finale. E poi, come hai detto tu, era la terza partita in sette giorni, e le energie da tutte e due le parti negli ultimi 5 minuti si vedeva che mancavano. Probabilmente la gente non ha fatto questo calcolo, ma erano veramente distrutti. Poi noi venivamo da un viaggio lunghissimo a Salerno e ad Avellino, e quindi non ci siamo praticamente mai allenati. Ieri si è fatto male Coltro alla caviglia, mercoledì Solaroli non aveva giocato e quindi non sapevamo se riuscivamo a recuperarlo, abbiamo tanti acciacchi, Torga non gioca con un gomito che gli fa male, Balanzoni la spalla, Cosi c'ha male a un tendine, e sono stati bravi perché era dura e ci hanno fatto anche un po' penare, perché abbiamo regalato 2 o 3 palloni nel finale che non dovevamo regalare, abbiamo sbagliato un paio di tiri liberi che non dovevamo sbagliare, però lo sport è fatto di errori, come mi diceva sempre il mio caro amico Silvio Saini, che lo sport è fatto di errori, e quindi li fanno in Serie A e li fanno anche in terza lega. Però 2 punti importantissimi che ci danno carica, non so adesso se siamo salvi o no, non l'ho capito, però la prima missione l'abbiamo raggiunta, ci siamo tolti dalle sabbie mobili e adesso vediamo cosa succede nelle ultime 3 partite, daremo tutto come voglio che diano sempre e vedremo. Bravi oggi secondo me a reagire all'inerzia iniziale con lo 0-8 di Piacenza nonostante i buoni tiri presi, e bravi a reagire ogni volta che Piacenza, anche come dicevi prima tu, con qualche nostro errore, però i ragazzi sono rimasti in partita mentalmente per tutti i 40 minuti, commettendo degli errori, ma la faccia, la cazzimma possiamo dire, c'è stata per tutti i 40 minuti. Sì, l'8-0 iniziale è un po' finto, perché abbiamo fatto tipo 0 su 8 al tiro, con anche tiri aperti, facili, da sotto. Quindi non ero preoccupato per quello, anche perché poi le partite non si vincono i primi 3 minuti, ma si vincono gli ultimi 3 minuti. I ragazzi non hanno mollato mai, perché glielo chiedo da sempre, e chi vedo che molla si siede e sta a guardare gli altri. E volevo fare anche un ringraziamento al pubblico, perché in una sabato sera a dir poco, sembrava di essere a dicembre, fuori c'era la tormenta, è Pasqua, quindi molta gente magari aveva altro da fare, è andata via in vacanza ed c'era un palazzetto gremito, e li ringrazio per tutti a nome della squadra, perché è importante che la gente ci sostenga, e quello che ho detto ai ragazzi e dirò sempre, che loro daranno sempre il 100% in 40 minuti, quindi li ringraziamo, siamo contenti. Adesso ci prendiamo 2 giorni di pausa, ricarichiamo le batterie e vediamo da martedì cosa fare contro Montecatini. Giorgio, si interrompe a 5 la striscia positiva della tua squadra, però avete giocato un'ottima partita e fino all'ultimo secondo siete rimasti in gara. La partita è stata una partita vera, una partita dura, una partita di 2 squadre che non volevano... volevano perdere o lasciare la posta in palio. Una partita molto maschia, molto fisica, che poi la chiave secondo me è nella fisicità e nella lotta al rimbalzo. Noi siamo andati all'intervallo che eravamo sotto di 16 rimbalzi complessivi e alla fine siamo riusciti a chiudere solo di 10, che poi è stato quel momento in cui che ci ha permesso di rientrare. I quarti sono stati abbastanza livellati tranne il secondo quarto, dove noi abbiamo subito la fisicità, abbiamo subito i rimbalzi, abbiamo concesso qualche cosa di troppo. A un certo punto la partita mi sembrava che si stesse decidendo nella spazzatura, cioè erano quei tiri all'ultimo secondo che abbiamo preso sia noi che Omegna, che poi alla fine hanno sparigliato un pochettino la gara. Però ad oggi abbiamo fatto una partita di sostanza, una partita di durezza, una partita che arriva dopo una settimana in cui abbiamo giocato
a Salerno in casa contro Libertas Livorno, e oggi abbiamo patito un pochettino la fisicità, ma venivamo da due battaglie, quella con Livorno che per giocare contro di loro devi fare non un extra sforzo, ma forse ne devi fare 5 d'azioni, quindi oggi alla fine abbiamo pagato anche un pochettino di durezza, però credo che ad oggi bisogna fare i complimenti a quello che abbiamo espresso e quello che vogliamo continuare a esprimere nelle prossime 3 gare. Buona circolazione, Mastroianni piazzato che entra, esce e riesce. Torgano sull'assist di Kosic e arriva adesso il blocco di Balanzoni. Fazioli si mette in proprio, su. Canestro e fallo di Picarelli. E segniamo schiacciata. Altra schiacciata. Sicuramente per battere una squadra come Montecatini devi essere praticamente perfetto per 40 minuti, noi lo siamo stati abbastanza, abbiamo aggiustato delle cose come sempre nello spogliatoio, però due cose, l'intensità e l'aggressività che non è mai mancata, però a onore del vero non è quasi mai mancata durante l'anno a questa squadra, siamo stati molto più cinici in attacco, siamo stati molto più concentrati sbagliando, perché non ci possono essere partite senza errori, ma siamo andati con costanza a punire tecnicamente e tatticamente quelle che per noi erano i loro punti deboli, e siamo stati bravi, siamo stati anche bravi poi alla fine a invertire la differenza canestri, che può essere una cosa positiva, per cui complimenti ai ragazzi, questa settimana quasi è una settimana di grande attenzione, di recupero di energie, ma dove ci aspetta poi un trittico di partite decisivo se vogliamo avere ambizioni dei primi due posti. Però credo che la partita di questa sera dia grande, grande morale, grande fiducia a tutti dopo un brutto scivolone come quello di mercoledì, ma anche dagli scivoloni si può imparare e ci si può rialzare. Abbiamo avuto un approccio diverso intanto rispetto a Cassino, anche dal riscaldamento si vedeva, abbiamo secondo me fatto anche buonissime giocate nel primo tempo, ma sono usciti dei tiri aperti che di solito entrano, sarà anche la terza partita in 7 giorni, però abbiamo costruito, abbiamo mosso la palla, siamo andati a riposo, non ricordo il punteggio, ma facendo un'ottima difesa, diciamo che abbiamo secondo me giocato una partita sì sporca, però solida, concreta, difficile secondo me aumentare lo scarto quando gli altri magari accentuando, per non dire simulando qualche contatto, prendono tiri liberi e vanno a lunetta. Facciamo un bilancio sulla stagione del mini basket. Sicuramente tutte le nostre squadre coinvolte hanno prodotto un sacco di bimbi felici e questa è la nostra priorità. E la felicità va di pari passo con l'impegno, le squadre coinvolte hanno fatto sì che l'attività possa essere al meglio e siamo molto contenti, e sul finale di stagione cercheremo di fare ancora meglio. Il legame tra settore mini basket e la prima squadra è la passione che nasce da bambino,
che si portano dentro i bambini, che è da coltivare. Un bambino non sa quando sarà adulto se sarà un tifoso, un giornalista, un arbitro, un giocatore. Sicuramente il punto centrale sarà che deve riconoscersi nei nostri colori e vedere nella Fulgor una seconda famiglia.